Benvenuti in questo video. Oggi accontenteremo la richiesta di Roberta, che mi ha chiesto di disegnare Minnie, la fidanzata di Topolino. Innanzitutto, per disegnare Minnie dobbiamo disegnare un cerchio in questo modo. Successivamente dobbiamo abbozzare altri due cerchi un po' più piccoli, sarebbero le orecchie. Su per giù è lo stesso schema che abbiamo utilizzato con Topolino, potete anche andarlo a vedere. Alla fine del video trovate il link, il video stesso. Poi disegneremo una croce. Questa croce centrale ci aiuterà a disegnare meglio gli elementi facciali della nostra Minnie. Ora iniziamo ad abbozzare e a disegnare i dettagli. Quindi iniziamo a disegnare il volto di Minnie. Qui facciamo il mento, le guance, qui per chi si ricorda il disegno di Topolino dobbiamo fare, e anche quello di Pippo, dobbiamo fare una specie di cuore centrale. Vedete? Che va a chiudersi in questo modo. Ora disegneremo il naso di Minnie, che è a forma di un uovo in orizzontale, messo orizzontalmente. Effettivamente Minnie assomiglia molto a Topolino. Si differenziano, ecco, le orecchie sono un po' leggermente più ovali, si differenziano soprattutto perché Minnie ha quel fiocchettone in testa, ovviamente è una topolina femminuccia, quindi ha questo fiocchettone qui che adesso abbozzeremo tutto a qua e che copre molto le orecchie della nostra Minnie. Continua il fiocchettone anche di qua, poi passiamo il marker un po' tutte queste linee e andiamo a cancellare. Ecco il fiocchettone con tutti i pois. Un'altra differenza tra Minnie e Topolino è negli occhi. Quindi disegniamo prima gli occhi di Minnie, che hanno la forma di un ovale stretto. E dove troviamo delle ciglia. Ecco, questa è un'altra differenza in confronto a Topolino. Ora ricalchiamo con un marker con una punta tonda la nostra Minnie. Ragazzi, volevo ricordarvi che sotto al video trovate il link del nostro blog dedicato a chi vuole imparare a disegnare. Fateci un salto, perché sul nostro blog troverete varie lezioni molto interessanti. Inoltre
Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di cliccare sulla campanellina, in questo modo sarete informati dell'uscita di un nuovo video. Ora cancelleremo un po' le linee di troppo. Ragazzi, visto che me lo chiedete spesso, sotto al video vi ho inserito i vari link degli attrezzi che utilizzo per disegnare. Allora, adesso scuriamo il naso. Ed ecco la nostra mini completata. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora già fatto e cliccate sulla campanellina. Se volete lasciate un bel like e per chi ha piacere potete seguirmi anche su Instagram su hashtag ubaldo.info e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!